Parliamo adesso di mal di testa, meglio di cefalee. Ne esistono più di 100 forme e recentemente l'OMS le ha inserite tra le patologie altamente disabilitate. Andiamo a vedere perché questo servizio. Sottrae ore al nostro vivere bene, è disabilitante tanto quanto lo sono le coliche renali o peggio le metastasi ossee. Non è affatto un disturbo banale, ne soffrono più di 2 miliardi e mezzo di persone al mondo. Nel nostro paese sono 9 milioni i malati di cefalea, ma il mal di testa si può curare e per vivere bene a volte servono anche pochi accorgimenti. Piccole norme igieniche di vita che devono seguire tutti i pazienti affetti da ogni tipo di cefalea, come non mangiare alcuni cibi, come difendersi dall'escursione termica, il freddo, il vento, l'umido, come avere un sonno regolare, non un eccesso di sonno, ma neanche poco sonno, non saltare mai pasti, non digiunare e soprattutto curarsi in tempo con terapie farmacologiche mirate. È un problema soprattutto femminile, vittime più le donne degli uomini. Il rapporto è di 5 a 1. Le cause sono gli ormoni, la predisposizione genetica e anche la familiarità, ma sapere come comportarsi per le donne è fondamentale. La prevenzione è la ragione di incontri come questo, organizzato dalla Fondazione Atena Donna. La prevenzione è fondamentale anche perché da questo passa soprattutto la salute delle donne, la qualità della loro salute. Ed è proprio per questo che abbiamo anche chiesto di istituire la Giornata Nazionale della Salute della Donna tramite il Ministero della Salute, del Ministro Beatrice Lorenzin, che abbiamo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio e che celebreremo per la prima volta il 22 aprile di quest'anno. Tonia Cartolano, Sky TG24.